E intanto al Partizan Matese, il derby del campionato di calcio 5 che ha battuto i cugini del futsal nella bolgia della tendostruttura di Castello Matese, che si è imposto 3-2 con una doppietta di Montone e un gol di Scardini, portando a casa così tre punti importanti per i play-off. Un primo tempo in netto favore del Partizan, mentre il secondo, a ritmi più elevati, è stato per buona parte dominato dal futsal matese, che alla fine si è però dovuto arrendere al ritorno del Partizan. Del resto, nel calcio si sa, vince sempre chi segna più gol. Straripante davvero il pubblico presente, che ha incitato a gran voce le due squadre dall'inizio alla fine con grande sportività. Una vera giornata di sport che Piedimonte si è lasciata sfuggire, perché le due squadre, entrambe di Piedimonte Matese, sono costrette a giocare a Castello del Matese. A termine della gara abbiamo avvicinato i due allenatori, prima Angelo Marro del Futsal e poi a seguire il vincitore Gianmarco Savoia del Partizan. Allora, un primo tempo a favore della tua squadra e secondo tempo invece hanno reagito e quindi hanno poi, diciamo, stravinto i tuoi avversari. La parola stravinto mi sembra un po' eccessivo, infatti vedendo la partita come si è svolta. Però visto che tra i due tempi la mia squadra ha sentito, diciamo, l'approccio di questa gara e, diciamo, in parte di tutto ciò del primo tempo, l'ho spronato un pochettino e si è visto che dopo siamo andati pure in vantaggio per 2-1, che dopo il risultato finale che ci condanna questo 3-2 significa che realmente hanno ceduto alla troppa voglia di vincere questa benedetta partita. Nel finale, come abbiamo visto, con due gol bellissimi, eccetera, abbiamo perso un'opportunità realmente, perché con il derby ci dobbiamo solamente constatare che è una partita che ci tengono tutti, come me, come i compagni, diciamo, i giocatori, eccetera. Però il campo parla chiaro, la sconfitta la dobbiamo accettare e il Partizan, anche è una bellissima squadra, ha fatto il suo dovere e allora ecco di qua, chi ha creduto sulla partita ha portato a casa il risultato. Ma diciamo, intanto molto sportivo sicuramente, ma la tua squadra ha ceduto sicuramente un po' sul piano atletico? No, sul piano atletico no, perché si sono visti determinati errori e si evince sul fatto che al decimo minuto del secondo tempo, avendo già 5 falli, non mentalmente, giocando la partita, avendo quei benedetti 5 falli, che il sesto andiamo a tirare di tiro libero, l'abbiamo avuto solamente dopo al 26esimo, a 4 minuti dalla fine, l'opportunità di sbloccare un'altra volta o di prolungare, diciamo, già il vantaggio che avevamo sul 2-1. Allora, mister, che dire, insomma, dopo questa prestazione, una vittoria, poi in un derby, insomma, il risultato veramente vale doppio, no? Sì, vale doppio, siamo felicissimi, anche perché stiamo continuando la serie positiva di 7 risultati utili consecutivi. E anche se oggi è stata durissima, i ragazzi del futsal sono stati veramente bravi, hanno forti individualità e ci hanno messo seriamente in difficoltà. Siamo stati anche, il pareggio forse è il risultato più giusto, però ci abbiamo forse, ci abbiamo creduto di più alla fine e la vittoria ci ha ripagato. Qual è la squadra che teme di più in questo campionato? Secondo me il Cerrito è la squadra più completa e più forte, ha delle individualità veramente eccezionali, dei cecchini. Ecco, lei dove ha vinto la partita secondo lei? Qual è stato il reparto che è stato determinante? Abbiamo avuto all'inizio, diciamo così, forse l'intensità iniziale. Poi ci siamo un po' messi sulla difensiva, anche perché eravamo in vantaggio, quindi era giusto che loro facessero la partita. Abbiamo sofferto, abbiamo saputo soffrire, siamo stati fortunati in alcuni episodi. E poi al momento giusto, dopo il 2-1 per loro, abbiamo subito cambiato marcia di nuovo e è andata così. È andata bene così. Da Castello Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.